Buongiorno a tutti, sono un po' stanca. Non vorrei già iniziare a scrivere di mattina, ma devo farlo perché Jing non ha dato nemmeno un esame. Jing è nei guai. Jing è una stupida. Jing deve per forza, mi sono detta che devo per forza dare almeno un esame, così poi cambio il piano di studi, degli esami più semplici e poi tutto fila liscio. Però Jing almeno questo esame lo devi dare per forza. Cosa succede? Inizia il trasloco, quindi 700 cose da fare, bla bla bla. E non solo, inizia il trasloco anche di un'altra persona che abbiamo dovuto aiutare. E quindi non ho studiato. E adesso che è il... Non lo voglio nemmeno sapere, non voglio sapere che giorno è, perché ho ansia. Che giorno è? Mancano una settimana precisa al mio esame e io devo studiare 70 pagine. 70 pagine, ce la devo fare stavolta. E voi ci aiuteremo ad essere produttive, quindi benvenuti nel mio vlog study, dove studieremo per una settimana intera. Non so se per una settimana week o farò solamente un productive day in my life dove studieremo insieme. È già tardi, sono già svegliata tardi, non potete capire, ma iniziamo subito la giornata. Muoviamoci, che ho 700 cose da fare, ma iniziamo dalla casa mia preferita, pulire la stanza per ordine mentale. Let's go! Around, yeah. Blues, yeah, I wanna try myself inside the juice. Ok amici, se mi conoscete veramente veramente bene, sapete che quando Jing studia ha bisogno di una cosa. Una. Siete veramente parte di questa famiglia, lo sapete. Rispetto. Ice coffee! Ora mi parlo insieme, anche perché ho aggiornato un po' le cose che ho. Prepariamo insieme. Questa è letteralmente la pozione magica per farmi rimanere sveglia tutto il giorno per studiare. Mi dà un po' di ansia il caffè? Sì, ma se no rimango addormentata tutto il giorno e non va bene. Ok, ora che il mio cervello è a posto con se stesso e non si fa problemi mentali, è ora di fare la mia skincare routine. Sapete quanto io ami prendermi cura di me stessa, e semplicemente è bello proprio prendersi cura di se stessi, soprattutto quando bisogna fare un qualcosa che non ci piace. Prendersi cura di se stessi è tipo... Prendersi cura di se stessi aiuta tantissimo, perché se ti senti bene dentro ti senti più voglioso di fare cose che magari non ti va di fare. Questa è letteralmente la mia regola. È come quando voi non avete voglia di fare niente una giornata, no, vi mettete tipo il trucco, vi truccate, vi sentite molto meglio. Quando vi sentite bene, fate bene. E adesso faremo una mini skincare routine, un qualcosa di easy per riprendermi. A me piace tantissimo mettermi questa loozione che ho preso in hotel. Non l'ho presa in hotel, l'ho comprata online. È questa qua, letteralmente profuma di One Million. Cioè profuma di One Million, io adoro, io ogni volta che mi sento tipo vuota me lo metto addosso. Me ne metto poco perché voglio che rimanga per sempre con me. E faccio questo. Amo questo odore. Mi sento molto molto meglio. La skincare è molto dettagliata perché voglio che quello sia un video a parte. Ma faremo una mini skincare insieme. Sì, ora sono pronta. Ora che ho finito di fare tutte le faccende possiamo veramente iniziare a studiare. Dovrei continuare a fare delle cose, però lo studio è più importante. Se mi fa male la schiena, prendete questo uscino. Ehi.
Sembrerò stupida e banale, ma mentre stavo studiando, stavo ammirando fuori il cielo. Volevo prendere un secondo per ringraziare ed essere grati per quello che abbiamo, dalle semplici cose. E niente, mi sembrano tipo, wow, sto studiando e sto guardando il cielo. Può sembrare la cosa più stupida, più banale del mondo, però sono veramente, veramente grata. Cioè, boh, bello. Cioè io mi sdraio così e vedo il cielo. E posso anche sdraiarmi guardando il cielo. Non tutti hanno questa cosa, ok? Magari non tutti hanno una finestra alla quale tu puoi vedere il cielo, puoi vedere anche una montagna che c'è dietro. Quindi bisogna essere felici di questo. Quindi bisogna apprezzare le piccole cose che possiamo e abbiamo. E quando magari vi dico queste cose, penso, Jing, ma che cosa stai dicendo? Cioè, letteralmente stai annoiando le persone. Però è come se io fossi la vostra mamma. Non sono vostra mamma, è come se io fossi la vostra sorellona. Perché magari voi non ci fate caso queste cose, e nemmeno io ci faccio caso queste cose, però indirettamente vi colpiscono. Tipo quando io torno a casa nelle Marche, praticamente è tutta natura. Non potete capire il mood, la sensazione che vi dà l'ambiente. Per quello io vi dico sempre, raga, fateci caso alle persone intanto che vi circondano, all'ambiente in cui siete, perché l'energia si sente. Poi, cioè, tu guardi questo cielo e pensi, bello, posso sembrare una bambina inutile e banale? Lo sono, maybe, I don't care. Voi vi chiederete, Jing, come affronterai questo esame? Jing, tu devi fare questo. Tu vai là, sicura di te stessa, lui ti fa qualsiasi domanda, prof ti fa qualsiasi domanda. Tu impasti, cioè tu prendi tutto quello che sai, lo dici in maniera molto sicura e secondo me lo passi l'esame. Ti senti tipo quelle persone che non sanno magari niente, che dicono, beh, non so, ma poi vanno là e si presentano come se sanno tutto. In realtà magari non sanno tutto, ma stanno tipo mischiando tutto insieme, lo stanno dicendo in modo molto sicuro di loro stesse, quindi convincono il professore che loro stanno dicendo qualcosa di vero. Il professore magari si confonde e dice, vabbè, ma questo sa tutto. E poi quando dite qualcosa dovete essere veramente, veramente sicuri di quello che state. Se non lo sapete, non lo dite, non dire cavolate, perché il professore magari rimane tipo, che ha detto questo? Però se tipo sapete quella cosa, che vi ricordate magari, ditela veramente con molto piacere quando lo state dicendo. Ditelo veramente lentamente, non parlate tipo a raffica, perché il professore pensa, questa è insicura, questa non sa niente. Ditelo molto lentamente, con molta convinzione, e soprattutto che vi piace quella cosa. Allora, questa letteralmente sarà la mia, il mio esame di prova. Buongiorno, mi parli della rivoluzione cinese? No, mi sono sbagliata. Mi parli del sistema giuridico cinese? Io farò così. Bellissima domanda. Non lo dirò. Il sistema giuridico cinese nasce, è un sistema, è un mix dei sistemi giuridici. Veramente qualche tattica, raga, vi prego, scrivete nei commenti qualsiasi trucco, qualsiasi cosa per passare qualsiasi esame, veramente, aiutatemi. Okay. Allora, vi racconto questa cosa stra easy nel mentre che sto aprendo un pacco, perché è nuovo giorno, nuovo pacco. Allora, praticamente è successo che, ve lo spoilero o non ve lo spoilero? Tanto penso che lo saprete già, perché mi seguite su Instagram. Ancora non mi seguite su Instagram, veramente, veramente. Ma volete gli spoiler di quello che succede nella mia vita? Praticamente sono stata invitata alla Fashion Week di About You. Non so se è proprio Fashion Week in generale, ma è la Fashion Week praticamente di About You, che è praticamente un brand che mi piace tantissimo, che l'avete sicuramente sentito parlare, e ci ho collaborato un sacco di volte, ed è uno dei sogni più grandi. Il problema è che io l'avevo scritto, cioè non è il problema, io l'avevo scritto tipo 3 settimane fa che volevo essere invitata, e poi arriva l'annuncio che sono stata invitata. Casualità? Non credo. Ok amici, l'ho messo qui temporaneamente perché non sapevo dove metterlo. Ovviamente devo sentire anche la mia conquilina se le va bene che lo metta qua, eccetera eccetera, anche perché non ci sta. Ho pensato qua, però per adesso c'è la valigia, quindi niente. Però nel bagno non ci sta, secondo me. Adesso si riprende con la manifestazione. Never met your parents, not even your mother, but let's see where this leads. What should we do? Voi non avete
avete assolutamente idea, oggi deve essere una di quelle giornate in cui mi dicevano proprio: Jing, non devi uscire, sono rimasta intrappolata nel traffico per un'oretta e mezza, sempre nello stesso punto, perché praticamente è scoppiato qualcosa. Però non c'è bisogno di lamentarsi, ormai è successo, sono rimasta nel traffico, si è passato. Andrò domani a ridare il mio pacco dell'IKEA perché non sono riuscita oggi. Purtroppo non è successo niente di grave a me, meno male, adesso ho perso metà giornata dove non ho studiato. Dovrei studiare. Mi sono rimessa nel... Aspetta. Ok amici, sono tornata nel mio mood studio. Visto che stasera accenderò una bella lampadina. Accenderò... Sì, la lampadina. Accenderò anche una bella candela che io amo, l'ho presa da IKEA, letteralmente profuma troppo di buono. Si ritorna, purtroppo, a studiare. What if this breaks your lips?